Benvenuti nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme le polpette di melanzane. Per fare questo piatto ci serviranno delle melanzane. Io qui ho preparato 1 chilo di melanzane. Le ho già tagliate a cubetti e le ho fatte bollire in acqua salata. Ecco qui, questo è 1 chilo di melanzane. Poi qui ci stanno 300 g di pane raffermo che ho bagnato. Poi ci sono 8 uova, avremo bisogno di 200 g di formaggio grattugiato, del prezzemolo, del sale, del pepe, dell'aglio, del pane grattugiato se dovesse servire e dell'olio per friggere. Cominciamo subito ad impastare. Come prima cosa prendiamo il pane, lo mettiamo qui, poi aggiungiamo le melanzane che le ho fatte raffreddare, vi raccomando, perché se sono troppo calde il risultato non verrà lo stesso. Mettiamo qui le uova, il formaggio, mettiamo il prezzemolo, poi aggiungiamo del sale. Non ne mettete tantissimo perché comunque già abbiamo il formaggio che è abbastanza salato. E aggiungiamo del pepe e l'aglio. Adesso impastiamo prima, poi se avremo bisogno del pane grattugiato lo aggiungeremo al momento. Eccoci qua. Ci facciamo aiutare da una forchetta. Amalgamiamo il tutto. Questo è un impasto che pretende molte uova. Poi dopo che lo abbiamo fatto impastare per bene, che si saranno amalgamati tutti gli ingredienti, lo faremo riposare una mezz'oretta in frigorifero e poi lo andremo a friggere. Una volta che l'impasto sarà ben riposato, facciamo così, mettiamo un cucchiaio nell'olio, prendiamo una parte dell'impasto, in questo modo, vedete? Lo mettiamo all'interno, procediamo sempre così, capovolgiamo, prendiamone un'altra in questo modo, mettiamo all'interno, facciamo questo procedimento finché la padella non sarà tutta di bella piena piena delle nostre polpette. Queste polpettine dovranno cuocere lentamente, se no all'interno resteranno crude. Quindi fatele cuocere pian piano, le andate a girare di tanto in tanto e poi le gusterete. La nostra prima fritta di polpettine è pronta. Eccole qui. Adesso le andremo a togliere e le appoggeremo su una pirofila dove ho messo della carta assorbente. Polpette di melanzane sono pronte, eccole qua, ne offro virtualmente una ad ognuno di voi. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!